stata una partita sicuramente molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo, dove siamo stati un pochino troppo bassi e dove abbiamo sfruttato male le ripartenze, perché tante volte abbiamo sbagliato o il primo passaggio o il controllo in zona del campo, che ci potevano invece permettere di fare azioni molto pericolose. Nel secondo tempo meglio, perché abbiamo invece sfruttato meglio queste ripartenze con più qualità e creando più situazioni importanti. Io ho detto oggi, deve stare attento perché era la gara più difficile rispetto all'altra, ed è partito con qualche errore di troppo rispetto al solito, però con il gol si è quasi sbloccato e poi ha dato il suo apporto di intensità e di grande personalità contro un avversario molto difficile, perché io ritengo Brugman uno dei giocatori più forti della categoria e in quella zona c'era lui, quindi ha fatto molto bene, ma bene hanno fatto tutti, perché è stata una partita di intensità e di personalità da parte di tutti, da partire da Nocchi a finire agli attaccanti, a Cerri e a Di Carmine. Mister, buonasera. Buonasera. Secondo me un tempo per uno. Il primo tempo il Pescara vi ha pressato molto e avete rischiato. Nel secondo tempo voi avete più che altro cercato di contrattaccare i possessori di palla con raddoppi di marcatura e anche forse siete stati anche giocati dal calo che poi il Pescara stesso nel secondo tempo, che è tipico, ha avuto, e quindi sfruttando le ripartenze. Abbiamo visto anche il raddoppio vostro di Carmine era in una netta posizione irregolare. Ma allora, nel primo tempo siamo stati un po' troppo bassi coi quinti e quindi abbiamo permesso al Pescara, che ha dei grandi palleggiatori, di prendere campo. Nel secondo tempo invece abbiamo usato meglio le combinazioni anche in fase difensiva tra le mezzali e i quinti, scivolando molto meglio e permettendo in questo modo ai centrocampisti di stare più compatti in mezzo e quindi più efficaci. Adesso io non vado mai a commentare gli episodi degli arbitri, però credo che per il numero di occasioni create nel secondo tempo forse dovevamo andare in vantaggio anche prima, perché dal secondo minuto con Cerri al colpo di tacco di Di Carmine e altre situazioni abbiamo fatto delle cose secondo me buone. Poi in ogni caso viene a giocare sempre a Pescara, non è mai un campo facile, con un avversario che l'anno scorso era in Serie A, che certamente ha cambiato tanto, però appunto continua ad avere giocatori importanti, e quindi se vinci qui è perché devi fare una grande partita e poi qualcosa deve andarti anche bene. Buonasera. Giocare due giocatori cardine del Pescara come Brugman e Pettinari per questa partita che avevano preparato, che aveva in mente. Ma certamente questi sono i due forse più di qualità, non solo loro, perché anche gli esterni hanno qualità, però logico che se blocchi già Pettinari, che è il capocannoniere, e Brugman già hai fatto un buon lavoro. Non era facile, però soprattutto dietro hanno fatto una gara molto attenta e concentrata. Due domande conclusive brevi. La prima, se questa può effettivamente essere considerata vittoria della svolta, vista la classifica che si è fatta decisamente più interessante. La seconda, se il cambio di Del Prete era una scelta tecnica o dovuto a qualche problema fisico. Noi dobbiamo mantenere sempre alta la tensione, perché anche l'andata hanno fatto un sacco di punti le prime giornate e poi ci siamo andati a complicare la vita. Quindi, se pensiamo di essere bravi dopo due vittorie, ricadiamo nello stesso errore, e non dobbiamo assolutamente farlo. Quindi dobbiamo stare concentrati e sapere che già la partita con Cittadella non è una partita facile per niente. Del Prete aveva i crampi, ha fatto una partita di grandissimo sacrificio, saltando qualche allenamento, perché appunto veniva ancora fuori dai postumi del pre-gara della partita scorsa, e quindi ha fatto certamente una grande partita. Quindi sono i ruoli anche più dispendiosi, i quinti e le mezzali, per come giochiamo in questa maniera, devono avere tanta gamba e fare tanto sacrificio, e quindi hanno fatto bene, perché mi hanno speso tanto.